sfortunata rispetto a Sandy. Perché? Perché ha mantenuto la forma originale, è rimasta cristallo, è rimasta cristallo anche di grandi dimensioni. Quindi in questo, in questa parte, in questo gioco vi faremo vedere come, come sono i cristalli e li ritroverete dentro a questi secchielli. Quindi è una specie di caccia al tesoro e troverete un cristalletto all'interno. Sì, come l'hai già fatto prima? Va bene, lo rifai. Quindi troverete qua dentro un cristallino. In realtà è anche accompagnato da un fossile, perché così conoscete anche i fossili. Però cristal, bambini, dovete sapere allora che è praticamente un cristallo. I cristalli costituiscono tutto il nostro mondo. Se andiamo a vedere tutte le cose che abbiamo, anche le pareti, l'intorno, sono in realtà costituite da tanti piccoli cristallini. Per esempio, questi cristalletti sono zucchero. Lo zucchero che mangiate è in realtà fatto così, guarda, costituito da tanti piccoli cristalli che hanno all'interno, ma noi non riusciamo a vedere perché sono invisibili, tante piccole unità, piccole, che si chiamano atomi. E gli atomi è una cosa praticamente invisibile che costituisce tutto il nostro mondo, e anche i cristalli di zucchero. Questi altri cristalli sono particolarissimi, guardate che bella forma, sono molto particolari e cubici. Pensate, questi sono cristalli di pipì. Se fate la pipì, aspettate qualche ora, l'acqua evapora e cristallizza, ci fa praticamente precipita come cristallini. Quindi pensate, molto piccoli, non li vedete, ma sono comunque cristalli. Quindi tutto il nostro mondo è costituito da cristalletti. Guardate, vi faccio vedere un'altra cosa. Guardate che cristalli, ci sono dei cristalli, per esempio nelle rocce, che avevano poco spazio per crescere, perché praticamente erano vicini a tanti altri cristalli. Questa è un po' la storia praticamente di Sandy. Invece ci sono degli altri cristalli, tipo questi, che avevano tanto spazio per crescere, quindi sono diventati anche molto grandi. Questi sono praticamente alti così. Pensate, nel mondo ci sono dei cristalli che avevano un sacco di spazio a disposizione e sono cresciuti tantissimo. Guardate questi cristalli. C'è un esploratore, lo vedete, che cammina sopra un cristallo lungo quasi 10 metri, pensate. Queste sono delle grotte in un paese, sì, si trova in Messico, con questi cristalli enormi, pensate. Quindi è lo spazio che avevano a disposizione che permette appunto la crescita di questi cristalli. Adesso oggi non troverete dei cristalli così grandi, però insomma ce ne sono alcuni di una certa dimensione. Allora, cristal, vedete, di conduce attraverso questo mondo, vi fa vedere i cristalli e ve ne presenterà alcuni. Dovete sapere che in natura, a seconda appunto del tipo di entità di che costituiscono il nostro cristallo, cioè di atomi, noi abbiamo forme diverse, colori diversi e tante proprietà diverse. Guardate questi bellissimi cristalli, alcuni sono talmente belli, tipo questo, che vengono tagliati e usati come gemme, come pietre preziose, messe praticamente nei gioielli, negli anelli che portano le vostre madri. Questo, sapete che gemma è questa? Questa? Vi aiutano i vostri genitori, cosa sarà questo? Provate a dire, è la più preziosa, il diamante, diamante. Dillo forte. Diamante! In realtà vi ho fatto uno scherzo, quello non è un diamante, ma dovete sapere che siamo capaci in laboratorio di riprodurre, di creare cristalli. Questo è praticamente un diamante sintetico, quindi attenti alle fregature, molti anelli potrebbero essere in realtà costituiti da pietre che si chiamano sintetiche, siamo capaci. Però veniamo alla caccia al tesoro, alla caccia ai cristalli. Allora, cosa dovrete fare? Verranno quattro bambini, vedete ci sono quattro secchielli, e i quattro bambini cercheranno all'interno del secchiello uno di questi. Tornate tutti a sedere perché abbiamo noi. A sedere, ma voi tre l'avete già fatto? Uno, due, tre l'avete già fatto, mi dispiace. Dopo. Per ultimi, se aspettate dopo lo rifate, dai. Se aspettate un pochino. Dai, aspettate un pochino, dai, ce la facciamo, ne abbiamo tanti cristalli. Allora bambini, sì, però guardate, troverete uno di questi cristalli. Guardate, ce ne sono di molto belli, tipo questo in alto, che sembra oro, sono dei cubetti. Questo si chiama pirite.
Questo in realtà non ha forma perché è costituito da tanti microcristalli che non vediamo. Questo è rame, un metallo che si usa comunemente in tanti oggetti, che fa parte in pratica della nostra vita, come l'ero. Poi ci sono degli altri cristalli molto belli, c'è la fluorite, questa violetta che vedete, ha una forma particolare, si chiama ottaedro, ha un colore, come vedete, molto bello, che effettivamente è dovuto poi a delle caratteristiche di quegli atomi che lo costituiscono. Poi il più bello, forse il quarzo, potrete trovare qua, il mouse è sparito, vabbè, quello al centro è il quarzo, sono dei cristalli anche molto grandi, quello è il minerale più comune nel nostro mondo, sul nostro pianeta. L'ultimo è forse il più raro, il più bello, quello in basso a sinistra, si chiama granato, è anche una pietra semidura che si può utilizzare in gioielleria. I più fortunati pescheranno magari un granato. Il più comune che troverete è il cristallo di quarzo, però i bimbi che vi hanno preceduto hanno trovato bellissimi cristalli anche di fluorite e di pirite. Allora facciamo così, quando Lorenza vi darà il via, i primi quattro bimbi provano a cercare, ma avranno il cristallo in dono solo se riusciranno a riconoscerlo fra quelli che vi ho mostrato. Se lo scoprite, dopo vi diamo il sacchettino con il nome del cristallo e ve lo portate a casa. Però ricordatevi che c'è anche una conchiglia, c'è anche un fossile all'interno. Quando i primi quattro di via hanno finito, dopo vengono gli altri quattro e così via. Andiamo esaurimento, va bene? Aspettate, se volete rifare. Prima i bimbi che non l'hanno ancora fatto. Dai, dopo gli altri bimbi prima. Se aspettassi per fare. Adesso prima qua. Pronti? Via. Allora devi cercare un fossile. Ecco, un fossile l'hanno trovato. C'è anche il cristallo. Cercate, c'è sempre un cristallo e una conchiglia. Ci sono. Brava, quella è la pirite. Forza, la pirite. Guardate cosa ha trovato. Una pirite, guardate il cristallo di questo, qual è? No, allora, è questo, è il cristallo di quarzo. Metti qua dentro, ma chi è che li ha riempiti questi? Oh, io non so. Allora lo regaliamo a qualche altro bambino. Dai, vieni. Ma ne hai già trovati due. Ma come mai anche loro ne hanno trovati? Sei nato, mi vieni, vai, fortunati. Va bene, siete stati fortunati. Un cristallo e un fossile. Questo è nuovo? No. Adesso ricarichiamo. E poi verremo.